Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video, benvenuti sul mio canale, benvenuti tutti ai nuovi iscritti. Oggi vi mostro un po' di cosine che ho acquistato in ambito cartoleria, cancelleria. Ho fatto alcuni acquistini su Amazon e poi sono stata principalmente al supermercato Il Gigante, dove appunto sono partiti degli sconti per quanto riguarda tutta la sezione cancelleria per la scuola, zaini, pastelle, astucci, di tutto e di più. Quindi, visto che avevo bisogno di alcune cose per me, sono andata a fare un giro e ho fatto un po' di spesina. Posso dirvi anche i prezzi. Allora, parto col farvi vedere prima due cosine che ho preso da Lidl, perché sono andata l'altro giorno e ho visto appunto che ci sono ancora. Ho preso un astuccio che è già pieno, questo qui mi sembra di averlo pagato 5,99 euro, c'era anche in altre fantasie altri colori. Io ho preso ovviamente questo qui sul viola, con disegnati tipo dei triangolini di vari colori eccetera. Qui ha la cerniera internamente, e non fate caso già quello che c'è dentro, ed è bene sì, io c'ho anche l'astuccio anche se non vado a scuola, però io con tanto tutto il materiale di cancelleria che ho sto cercando di suddividermelo per categorie in ogni astuccio. Comunque poi man mano vi mostrerò tutto, e se siete interessate poi vi voglio fare un video, se vi interessa vi voglio fare un video per quanto riguarda tutto il mio materiale creativo. Sono video che io adoro vedere e mi piace anche girare. Poi comunque io ho una passione, l'ho già detto in altri video, per la cancelleria, quindi acquisto, però utilizzo anche ovviamente. Quindi l'astuccio è fatto così, si apre, cioè ragazzi per 5,99 euro ne vale veramente la pena perché è bello capiente. Qui c'è, come vedete, una cerniera, poi c'è qui questo scomparto che ha lo strappo, vedete, qui si può mettere, si possono mettere appunto altri accessori. Qua c'è una taschina trasparente, qui ci sono appunto la sezione per mettere le penne, matite, quello che si vuole, e poi qui dentro c'è tutto lo spazio per tutto il materiale scolastico. Io inizialmente ho messo queste cose, però vabbè, devo un po' riguardare un attimo. E quindi questo astuccio 5,99 è sempre da Lidl, ma il prezzo però non me lo ricordo. Ho preso queste penne qui che sono del marchio Staedtler, ve ne tiro fuori una. Vedete, il marchio Staedtler, la misura di queste biro è la M, quindi la punta è fatta così, sono tutte colorate e vi faccio vedere i colori che sono appunto questi, quindi tutti questi qua, questi e poi questi, quindi erano in tutto 10 biro, però non mi ricordo sinceramente quanto le avessi pagate, però sono molto scorrevoli. Io amo scrivere, amo le biro colorate, non e vedo molto, guardo molto anche la scorrevolezza, diciamo, di una biro di quando si scrive. Quindi questo è quello che ho preso da Lidl. Una cosa al volo che ho preso da Tiger, nel reparto, nella sezione 50 centesimi, ho preso questi stickers, cioè sì, sono dei post-it adesivi, però la cosa bella è che appunto hanno, vedete, le linguette laterali, quindi comodissimo appunto per se uno deve appuntarsi qualcosa, fa uscire diciamo fuori la linguetta e uno sa già dove andare a ripescare l'appunto, ecco, per farvi capire una cosa detta così. E appunto sono, ma quante volte dico appunto non lo so, sono tutti colorati e li trovo comodissimi. Questi li ho presi da utilizzare sulle agende. Poi passiamo al Gigante. Allora, per 1,20 euro ho preso questo righello qui fluo del marchio Orna, adesso spara flescia, però comunque è fluo, fatto in questo modo, semplice righello da 20 centimetri, e ne avevo bisogno uno che mi entrasse nel
nell'astuccio che vi ho fatto vedere prima. Poi per 9,90 €, allora vi faccio vedere la confezione perché i pastelli già non ci sono più dentro perché li ha già presi mio bimbo, ovviamente. Ho acquistato questi pastelli della Giotto Bebè, ce ne sono dentro 12 pezzi, 9,90 ed erano scontati, ovviamente. Quindi mi è convenuto prendere questo pacco perché il pacco da 6, se non ricordo male, costava intorno alle 7,50 €, quindi mi conveniva prendere questo. E sono adatti per i bimbi dai 2 anni in su. Lui già li utilizza da tempo, non se li è mai messi in bocca, sono super lavabili e comunque sono adatti appunto per i più piccolini. All'interno si trova anche il temperino apposito per andarli a temperare, perché appunto sono belli grossi e niente, lui gli piace colorare, li utilizza. E io devo dire che quando pasticcio anche tutto il tavolino, facilmente io lo ripulisco, quindi si ripuliscono veramente facilmente. Poi per 4,90 € ho preso questo astuccio qua della Monocromo. Che adesso apro. Allora, questo qua bellissimo, adesso magari riflette un pochino la luce della Monocromo, come vi dicevo, questo è quello della linea, diciamo, iridescente, perché poi c'erano quelli fatti in silicone del colore pastello, quelli fatti in silicone colore fluo e io non potevo non prendere questo qui, sembra proprio una coda di sirena dai colori sul lilla, perché potete vedere appunto la cerniera. E questo io l'ho preso come astuccio mio principale, ecco, dove metterci proprio giusto le cose principali che mi servono da scrivere sulle agende, e in tal caso se devo metterlo anche in borsa lo trovo comunque un formato molto molto comodo. Quindi erano scontati, se non, appunto non ricordo male, se non ricordo male, quindi l'ho voluto prendere, poi è troppo bello, c'era anche di altri colori, ma io non potevo non prendere questo viola. Poi ho preso per 3,90 € anche questi erano scontati, quindi li ho acchiappati al volo, gli Stabilo Swing Cool. Ce ne sono dentro 6 e sono colori pastello, ovviamente. Io questi qui li amo, li adoro. Ce li ho già nelle colorazioni fluo. Io sono amante degli evidenziatori, quindi non potevo non prenderli in sconto. E le colorazioni sono queste, appunto. C'è un lilla chiaro, tutte pastello, ovviamente, un rosa. Un colore arancione, azzurro, giallo e verde. E la punta è questa qua, così classica. Io questi evidenziatori qui li amo veramente, poi comunque sono piccoli, stretti, diciamo, quindi occupano meno spazio e per 3,90 € veramente, cioè, sono fantastici, miei. Spero che voi non sentiate i rumori del temporale di sottofondo, ma ho dovuto aprire la finestra perché non si può stare con la finestra chiusa, stavo morendo soffocata, cioè veramente sto grondando. Comunque andiamo avanti. Poi avevo bisogno di pastelli, poi dopo capirete il motivo per cui ho preso pastelli e anche poi pennarelli. Quindi io adoro il marchio Giotto e quindi ho voluto prendere questi qua della Stil Novo, della linea Stil Novo, ce ne sono dentro 24. I colori sono appunto questi. Il pastello è fatto così, io li adoro questi pastelli, mi piace un sacco come colorano. E quindi li ho presi, dopo appunto vi faccio capire perché li ho presi, e questi qui li ho pagati 6,99 €. Poi, sempre scontati, sempre della Giotto, ho preso per 2,90 € questi qua, i Giotto Turbo Color da 24 pezzi, quelli con appunto la
quelli con la punta fine. Sono questi qua, e anche questi sono molto belli. Io adoro, come marchio adoro la Giotto, adoro la Stabilo anche. Ce ne sono varie di marche che io amo, però visto che appunto il prezzo era molto conveniente li ho voluti prendere, e i colori sono tutti questi qui. Poi per 2,98 euro ho acquistato queste cartellette rigide qui con il bordo alto. Questo è lo spessore del marchio, vi faccio vedere, il marchio è Mitama. 2,98 euro secondo me è un prezzo proprio ottimo, e sono queste appunto di questa misura, perché poi c'erano quelle più alte, diciamo. Hanno l'elastico, e questo è per l'uso che ne dovevo fare io, ricercavo appunto questa grandezza qua, questa altezza più che altro, questo spessore. All'interno sono fatti in questo modo, e io queste ne ho prese 3, perché appunto all'interno devo andarci a mettere dentro i documenti che riguardano tutti, che riguarda il medico, che riguardano tutti gli esami del sangue che si fanno, e ne ho presi 3 perché noi siamo in 3, quindi questa per il mio compagno. Poi ho preso questa blu, ora non entrano nell'inquadratura, comunque questa blu per il mio bimbo Matteo, e questa invece un rosso fucsia per me. Quindi questi 3 colori qua, e per 2,98 euro veramente è un prezzo ottimo. Infine vi mostro i 2 acquisti che ho fatto da Amazon, e ora capirete il motivo per cui io ho acquistato i pastelli e i pennarelli, anche se già li avevo in casa, però erano di, i pastelli soprattutto erano di un marchio un pochino scadente, quindi non mi piacciono molto come colorano. Ho preso questi 2 color book, appunto libri da colorare per adulti, infatti qui c'è scritto Adult Coloring Book. Li ho visti nel video di una ragazza che seguo, che se non sbaglio il suo canale si chiama Acid Rain, e quindi mi sono piaciuti veramente tantissimo. Sono andata su Amazon, ho trovato l'autrice di questi libri, che è appunto Tania Bojema Stolova, scusate la pronuncia, sicuramente avrò sbagliato, e ha fatto una collana di libri fantastica. Io me li sono segnati tutti nella mia wishlist, e piano piano li acquisto. Non hanno neanche un prezzo esagerato, perché li ho pagati intorno ai 5 euro, 4 euro, quindi comunque hanno anche un buon prezzo, non è un prezzo troppo esagerato. Inizialmente ne ho voluti prendere 2, adesso posso anche iniziare a colorare. Io adoro colorare tantissimo, perché mi rilassa veramente tanto. Più che disegnare, perché disegnare non sono brava, colorare invece sì, e mi piace veramente tantissimo. Allora, parto col farvi vedere questo qui, se non sbaglio era il numero 1, comunque non so se c'è scritto, no, comunque se non sbaglio era il numero 1, e questa la linea è Nice Little Town Adult Coloring Book, e all'interno troviamo le facciate di negozi da colorare. Cioè, ditemi voi se non sono stupendi questi disegni, guardate. Adesso ve li mostro un po' così alla veloce. Questa è una finestra, ma più che altro appunto sono facciate di entrate di negozi, appunto. Guardate qua, questa è una facciata di un fruttivendolo, di un negozio di frutta e verdura. Bellissimi, 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 bellissimi. Veramente non vedo l'ora di iniziare a colorare. Cioè, stupendi. Io di solito coloravo, coloro anche i mandala, perché ho un libro dei mandala. Ma queste qui, proprio questa collana qui, mi ha rubato proprio il cuore, quindi non potevo non acquistarli.
Guardate che meraviglia, la vetrina di un panificio. Qua poi ti fa vedere le immagini, le illustrazioni di altri disegni che si possono trovare nei libri, nelle collane, sempre di questa ragazza, di questa autrice. E qua in fondo ti fa vedere più o meno quello, qualcosina, un'anteprima di quello che si trova all'interno di questo libro. E quindi questo è il numero 1. Poi il numero 2, sempre la collana si chiama Nice Little Town e questo è il numero 2. Ci sono questi altri disegni qua. Guardate che bello il gattino che gioca. Anche qui c'è la vetrina di un negozio. Qua un paese con dei gatti, una porta. Ce ne sono vari di disegni, appunto. Vi do l'autorizzazione, guardate che bella anche questa, a sgridarmi per tutte le volte che dico appunto. Cioè, mi sono resa conto anche riguardando i miei video che lo dico veramente tantissime volte, ma non faccio apposta, mi viene così spontaneo mentre parlo. Guardate anche questo che bello. Oh, madonna. Guardate questo, il carretto dei gelati, bellissimo. No, stupendi ragazze. Se avete la passione, guardate anche questo, per colorare, veramente date un occhio su Amazon. Questo mi sembra uguale a quello che c'era già. Sì, Nice Little Town, sì, che è quello che vi ho fatto vedere in questo libro. Qui dietro c'è una piccola anteprima di quello che possiamo trovare all'interno. C'è anche questo faro bellissimo. È un faro? Sì, non vedevo. Quindi questi sono i libri che per ora ho preso per colorare. Ditemi se anche voi avete questa passione, se vi rilassa colorare questi libri, che tipologia di libri colorate. Fatemi sapere anche se avete anche voi la passione, per la cancelleria. E tutto questo mondo fantastico che ne concerne. Io con i miei acquisti ho terminato, spero che questo video un po' magari diverso dal solito vi sia piaciuto, però sicuramente ce ne saranno tanti altri perché mi è ritornata la fissazione per la cancelleria, quindi aspettatevi altri magari più avanti video haul di queste cose. Spero che comunque vi possano piacere, ma soprattutto vi possano tenere anche un po' di compagnia e dare magari anche qualche spunto. Comunque io accetto sempre i vostri consigli, scrivetemi sempre nei commenti, mi piace avere un feedback da parte vostra e sapere cosa ne pensate anche di questi video, questi acquisti. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!